Guardi, i dati dimostrano due cose, che in questi 3 mesi, dal 18 di marzo, che il Presidente della Repubblica, ricevendo la Polizia Penitenziaria, ha detto sul sovraffollamento e i suicidi, la politica deve mettere in campo risposte concrete ed efficaci. C'è un silenzio atroce su queste persone al di là del reato. Mentre io vi parlo, 61.507 persone detenute in Italia su una capienza regolamentare di 51.000. Abbiamo 19.000 detenuti stranieri, 17.000 tossicodipendenti, più di 3.000 persone malate di mente. Il carcere è diventato un ospizio dei poveri e una discarica sociale. Purtroppo è una dinamica tragica che riguarda tutte le 189 carceri italiane, quindi Piemonte, Calabria, Sicilia, Campania. Purtroppo è una tragedia uguale, riguarda sia i detenuti che la polizia penitenziaria. Noi lo vogliamo sempre segnalare perché nella comunità penitenziaria soffrono sia quelle persone che sono detenute in forza o in attesa di una sentenza, sia chi è in carcere per scelta professionale o per casualità lavorativa della vita. Occorre davvero prendere questo elemento tragico dei suicidi in carcere per affrontare in modo innovativo la questione dell'esecuzione penale. Noi sappiamo per certo che l'esecuzione penale fatta fino all'ultimo giorno in carcere è soggetta ad un'altissima recidiva, al 70%. Sappiamo invece che le persone inserite in progetti formativi, lavorativi, di accompagnamento verso l'uscita, ha una recidiva che si abbassa, in alcuni casi, nei progetti più innovativi come i poli universitari, si annulla. Quindi sappiamo che cosa bisogna fare. Come garanti territoriali, come conferenza dei garanti, diciamo alla politica, alle istituzioni, che occorre quindi fare, perché altrimenti siamo corresponsabili e complici. Avremo due momenti, un momento che è quello della mobilitazione, la conferenza stampa, la conferenza nazionale dei garanti territoriali, è presente il portavoce Samuele Ciambrello, il garante della regione Piemonte Bruno Mellano, e poi abbiamo i garanti della provincia di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio Calabria presenti. Due momenti, nel senso che questo è il momento intanto della denuncia. Lei diceva in Italia 44 suicidi, addirittura 4 nelle ultime 24 ore, ma a questi si aggiungono i dati della Calabria, che non sono da poco. Abbiamo avuto 2 suicidi in pochi mesi, ma a questi sommiamo ben 80 tentati suicidi dal 1 gennaio ad oggi. Considerate che nello scorso anno abbiamo avuto 4 suicidi e 150 tentativi nell'intero anno, ora siamo già a 80 in 5 mesi. Questi sono i dati che rappresentano l'urgenza e la sofferenza delle persone detenute. Dopodiché non ripeto sempre le stesse cose e gli stessi temi. Gli organici sono del tutto insufficienti e non arrivano delle notizie rassicuranti da parte del Dipartimento. E non c'è novità sotto il profilo ancora normativo e legislativo, e quindi c'è, oltre che l'insofferenza da parte delle persone ristrette, anche molta frustrazione, perché se è vero che si parla di carcere finalmente quasi ogni giorno, ormai dico anche da alcuni anni, purtroppo poco o nulla cambia.